La vicenda si svolge dalla fine del 1628 all'autunno del 1630 sotto la dominazione spagnola. La storia è ambientata nel territorio lombardo, più precisamente tra Como, sulla riva occidentale dell'Adda, e Milano. L'intreccio è molto complesso e articolato e la vicenda ricca di eventi e personaggi. Possiamo pertanto suddividere il romanzo in 4 macrosequenze e in 3 cerniere, costituite da capitoli che fungono da ponte di passaggio da una macrosequenza all'altra. Novembre 1628, piccolo paese sul lago di Como, nei pressi di Lecco. Il matrimonio tra Renzo e Lucia, due giovani popolani, viene impedito da Don Rodrigo, signorotto del luogo. Dopo vari e vani tentativi di contrapporsi all'odioso divieto, i due giovani, costretti a fuggire dalle loro case, si separano, Lucia a Monza e Renzo a Milano. I capitoli dal 9 all'11 sono capitoli di passaggio dalla prima alla seconda macrosequenza. L'argomento è la vicenda biografica di Gertrude, la storia di una monacazione forzata. La seconda macrosequenza è occupata dalle avventure milanesi di Renzo. Fuggito dal paesello con Lucia, il giovane si trova coinvolto nei disordini scoppiati a Milano per la carestia. Partecipa alla rivolta, viene scambiato per un criminale e costretto a fuggire, trova rifugio presso il cugino Bortolo in Veneto. Nella seconda cerniera, costituita dai capitoli dal 18 al 19, Don Rodrigo vuole rapire Lucia. Ci riesce grazie all'aiuto dell'innominato, potente, brigante, dalla forte e affascinante personalità. Nella terza macrosequenza, Lucia viene rapita e poi liberata grazie all'intervento del cardinale di Milano, Federico Borromeo, e a seguito della conversione dell'innominato. Lucia trova rifugio a Milano, ospite della famiglia di Donna Prassede e Don Ferrante. La terza cerniera è costituita dai capitoli storici, una lunga digressione in forma di saggio su 3 eventi che funestarono il nord Italia dal 1629 al 1630. La carestia, la guerra con il passaggio dei Lanzichenecchi, l'epidemia di peste. Nella quarta macrosequenza, costituita dai capitoli dal 33 al 38, Renzo torna a Milano per cercare Lucia, la trova e con l'aiuto di Fra Cristoforo ottiene lo scioglimento del voto di castità. Morto Don Rodrigo di peste, i due giovani tornano al paesello e si sposano.